amore? Buongiorno. Grazie. Questo è per me. Sei bellissima. Un po' scema, però sei bella. Scusa? Ti ricordi quanto ti piaceva suonare, amore? Quanto eri scarsa, amore, te lo ricordi? È un incubo. Che volevi andare anche a Sanremo giovani, amore, te lo ricordi? Che pazzia. Ho capito, devo svegliarmi. No, non ti preoccupare. Decido io quando ti svegli. No, l'incubo è mio, decido io. Controllo quello che fai, che dici, che pensi. Ti svegli tra tre? No. Due? Non mi svegli! Sveglia! Ciao, io sono Greta. Ho 25 anni e mi mancano 3 esami alla laurea in scienze della musica e dello spettacolo. Quello del sogno è Luca, il mio ex. Ci siamo messi insieme in quinta elementare, quindi sì, siamo stati fidanzati 16 anni. Un mese fa mi ha lasciata e adesso, beh, non siamo più insieme. Ma a parte qualche incubo va tutto bene. Sono più in forma che mai. E non lo dico perché voglio aver ragione, che dopo chi le segue cambia sempre posizione. Involontaria proprio come la natura, che segue il flusso senza una misura. Siamo l'onda che va, siamo l'onda che ritorna, chiamalo disordine ma il caos che ci governa. Oggi devo fare una cosa difficile. Come le campane. Ma tu ci pensi mai a noi due, agli sbagli, a chi ci ha preso in giro, agli sbalzi d'umore che ci causano drammi. Che schifo avere 20 anni, però quanto è bello avere paura. La strada è solo una riga di matita che trucca gli occhi alla pianura. Percorrerla tutta per andare lontano e farmi fare soldi come rapper che poi dividiamo. Un bel applauso per il Comacose. Bello, con noi. Bellissimo. Ed ora il prossimo artista. Special Stage. Organizziamo concerti negli ospedali. Portiamo musica e calore dove c'è bisogno. Piacere, Ettore. Greta, anch'io lavoro con la musica, cioè lavoro. Ho organizzato un concerto una volta all'università, gratis. A voi pagano bene qui? È volontariato. Ah, sei un volontario. Mi piacciono i volontari, volontariato. E allora perché non lo fai? È il tempo. Insomma, non ho mai tempo tra lo studio, gli amici, gli esami. Che poi in verità gli esami vanno anche molto bene, quindi non è tanto quello. Poi gli amici non li vedo praticamente più perché erano tutti amici del mio ragazzo che mi ha lasciata. Quindi ultimamente passo molto tempo a casa a non fare niente, da sola. Ti piacerebbe diventare volontaria di Special Stage? Sì! Oddio, non ho idea di cosa dovrei fare, di come si fa. Avrei bisogno magari di qualcuno che mi insegni. Tranquilla, ho la persona per te. È il meglio che sai fare? Se diventi volontaria Special Stage, dovrai svegliare decine, centinaia, migliaia di anziani addormentati. Ti senti pronta? Tu come lo sai? Che musica ascolti? Un po' di tutto. Sai chi dice un po' di tutto? Chi non capisce niente di musica. Se sono triste, Janis Joplin.
se sono allegra Miley Cyrus, se sono stressata Leonard Cohen, se sono carica Beyoncé ovviamente. In autunno posso andare dai Pink Floyd e dai Dire Straits, in inverno dai Metallica e Nirvana, in primavera è il periodo della musica italiana ovviamente, quindi Nada, Patti Pravo, Dalle, eccetera eccetera eccetera. In estate un sacco di hip hop, un pochettino di reggaeton, poi Clash, Beach Boys, Daft Punk. Se viaggio in treno più Dylan che Battisti, se viaggio in macchina più Battisti che Dylan, non lo so perché. Se dovessi dirti oggi un artista ti direi Rihanna, se dovessi dirti un brano, Chopin, Notturno, opera 9, numero 2. Brunori? Nome e cognome. Greta Duca. Come mai eri in ospedale? Per una visita. Con? Con il dottor... Marco Maccarini. Quello della televisione. Poco credibile. Non mi fido di te, quindi se vuoi diventare volontaria special stage dovrai superare 5 difficilissime prove. Sei pronta a superare le 5 prove? No, no, guarda, scusami, io pensavo che sarebbe stata una cosa molto più semplice, anche perché poi io abito dall'altra parte della città. Ma noi siamo ovunque, noi facciamo special stage in molti ospedali. Domani per esempio siamo al Policlinico San Donato, Ettore è single, dopodomani siamo... No, no, aspetta, scusa, cosa hai detto di Ettore? No. Niente, lo dico così per completezza. Dico, Ettore è un ragazzo dolce, responsabile, cucina benissimo. E non ogni tanto, è per impressionare. Lui cucina sempre e poi pulisce. Guarda che se lo faccio, lo faccio per la musica intanto, perché Ettore non c'entra assolutamente nulla. Comunque, quale sarebbe la prima prova? Accompagnare Marco Guazzone a Radio Italia per un'intervista su Special Stage. E chi sarebbe Marco Guazzone? Ascolto un po' di tutto, a quanto pare un cantante. Comunque t'accompagna Michela, la nostra specializzanda volontaria. Guarda che non ho nemmeno detto... Ah! Dai che siamo in ritardo, andiamo! 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 Corre sempre, non lo so il perché. Corri anche tu! Va bene, va bene! Tu che vuoi? Puntata finita. Dottor Maccarini! Floris, carissimo, giovane volenteroso. Tu hai per caso visitato oggi una ragazza coi capelli neri, occhi castani, alta circa 1,68 m, 57 kg, maglia dei Nirvana, borsa dei Beatles e shorts? Descrizione un po' vaga. È carina? Sì, boh, cosa c'entra? No, comunque non l'ho visitata, no, però magari me la presenti, no? Quindi Greta ha mentito? Che cosa ci faceva in ospedale? Qual è il suo segreto? È un mistero interessante o è solo una scusa per farti guardare tutta la serie? Ma con chi parli, scusami? Che... Alla prossima puntata, saluta. A chi? So di muscoli razionali che controllano la testa, le braccia, le mani. So di regole intorno alla vita, ma in queste cinture mi sentirei stretto. Ciao, sono un tipo un po' strano, lo ammetto. Non penso a quello che faccio, agisco di getto. Di petto, di impulso, di istinto. Dipingo il mondo e mi butto. Cado, vado contento, non seguo il tempo, io l'ho detto. Sono la vita, contro la razionalità. Sono la storia, contro la mera tecnica. Sono un muscolo matto, matto da legare. Non mi posso fermare. Non mi posso fermare. Non mi posso fermare. Non mi posso fermare. Involontario da quando sono nato, giuro non lo faccio apposta, ma non in senso lato.